stato un grande dono per la Chiesa e ne rendo grazie a Dio. Egli mi ha guidato in quella terra benedetta, che ha visto la presenza storica di Gesù e dove si sono verificati eventi fondamentali per l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. È stata dedicata alla storica visita in Terra Santa all'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro con Papa Francesco, una visita che per il Santo Padre ha avuto come evento centrale la preghiera presso il sepolcro di Gesù, assieme al Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, al Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme Teofilus III e al Patriarca armeno-apostolico Nouran. In quel luogo dove risuonò l'annuncio della resurrezione, abbiamo avvertito tutta l'amarezza e la sofferenza delle divisioni che ancora esistono tra i discepoli di Cristo. E davvero questo fa tanto male, male al cuore. Siamo divisi ancora. In quel posto dove è proprio è risuonato l'annuncio della resurrezione, dove Gesù ci dà la vita, ancora noi siamo un po' divisi. Ma soprattutto in quella celebrazione carica di reciproca fraternità, di stima e di affetto, abbiamo sentito forte la voce del buon pastore risorto, che vuole fare di tutte le sue pecore un solo gregge. Abbiamo sentito il desiderio di sanare le ferite ancora aperte e proseguire con tenacia il cammino verso la piena comunione. Quindi abbraccio il messaggio centrale nell'intervento di Papa Francesco. Io chiedo perdono per quello che noi abbiamo fatto per favorire questa divisione. E chiedo allo Spirito Santo ci aiuti a risanare le ferite che noi abbiamo fatte agli altri fratelli. Tutti siamo fratelli in Cristo e col Patriarca Bartolomeo siamo amici, fratelli e abbiamo... Abbiamo condiviso la voglia di camminare insieme, fare tutto quello che da oggi possiamo fare, pregare insieme, lavorare insieme per il gregge di Dio, cercare la pace, custodire il creato, tante cose che abbiamo in comune e come fratelli dobbiamo andare avanti. Papa Francesco ha poi sottolineato l'altro scopo al centro del suo viaggio in Terra Santa, portare un incoraggiamento dove si convive con la guerra per il cammino verso la pace. L'ho fatto sempre come pellegrino nel nome di Dio e dell'uomo, portando nel cuore una grande compassione per i figli di quella terra che da troppo tempo convivono con la guerra e hanno il diritto di conoscere finalmente giorni di pace. Per questo ho esortato i fedeli cristiani a lasciarsi ungere con cuore aperto e docile dallo Spirito Santo per essere sempre più capaci di gesti di umiltà, di fratellanza e di riconciliazione. Umiltà, fratellanza, riconciliazione. Lo Spirito permette di assumere questi atteggiamenti nella vita quotidiana con persone di diverse culture e religioni e così diventare artigiani della pace. E la pace si fa artigianalmente. Non ci sono industrie di pace, no. Si fa ogni giorno
artigianalmente e anche col cuore aperto perché venga il dono di Dio. Papa Francesco è quindi tornato sulla proposta fatta in Terra Santa, iniziativa che così ampia eco ha avuto in tutto il mondo. Ho invitato il presidente di Israele e il presidente della Palestina, uomini ambedue di pace e artefice di pace, a venire in Vaticano a pregare insieme con me per la pace. Papa Francesco ha poi concluso il suo intervento spiegando cosa ha significato per lui questo viaggio. Con questo pellegrinaggio, che è stata una vera grazia del Signore, ho voluto portare una parola di speranza, ma l'ho anche ricevuta a mia volta. L'ho ricevuta da fratelli e sorelle che sperano contro ogni speranza, attraverso tante sofferenze come quelle chi è fuggito dal proprio paese a motivo dei conflitti, come quelle di quanti in diverse parti del mondo sono discriminati e disprezzati a causa della loro fede in Cristo. Continuiamo a stare loro vicini.